Indovina chi viene in radio. Indovina chi viene in radio. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti da Antonio Romano, benvenuti a Indovina chi viene in radio. Abbiamo ascoltato Va con Dio, la voce è quella di Stefania Donadio Dei. Ciao Stefania, buongiorno. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. E benvenuta qui a Radio Amore. Dunque, la canzone che abbiamo ascoltato, come tante altre canzoni del tuo CD, che è molto bello, sono state scritte da un grande amico di Radio Amore che da un po' di tempo ha deciso di lasciarci praticamente, ma ci segue sicuramente sempre, da un altro mondo, ed è il grande Rino Giglio, nostro amico comune. Quindi quando Stefania mi ha chiamato e mi ha detto: io ho intenzione di fare uno spettacolo al Bolivar, spettacolo che ci sarà il 25 di marzo e è dedicato completamente a Rino Giglio, vero Stefania? Sì. Mi ha chiamato e ho detto: guarda, non ci conoscevamo e adesso che ci stiamo conoscendo personalmente, ho detto: quanto c'è per lo mezzo Rino Giglio, Radio Amore è aperta tranquillamente. No, io lo so perché Rino ne parlava tanto di Radio Amore e parlava di te come amico. Ecco.
Quindi mi sono rivolta agli amici di Rino e non solo, anche amici miei, perché adesso mi sento a casa mia. Benissimo, devo dire. Beh, mi fa piacere. Allora, Vagudie, appunto, è una canzone scritta da Rino Giglio che abbiamo ascoltato adesso. Ti voglio fare alcune domande, ecco, sulla tua carriera, a prescindere dal rapporto con Rino e dello spettacolo di cui parleremo ampiamente dopo. Ecco, sì. Quando è cominciata la tua passione per il canto e raccontaci di te fino ad oggi, insomma, allora, cosa sembra, sì, grazie. Sembra, sai, un po' scontato, no? Dire che da bambina... Ho cominciato, sai, mia mamma, magari le mamme generalmente con le figliolette comprano le scopine per far vedere come si spazza a terra, ecco. Invece io la usavo come asta microfonica, per esempio. Mi mettevo davanti allo specchio e dovevo cantare, poi sai, le recite a scuola, poi man mano, insomma, poi comunque vengo da una famiglia di artisti. Ecco, questa è una cosa importante, perché quando c'è in famiglia già qualcuno che ama l'arte, diciamo che c'è, come dire, già un vantaggio, perché si vive e si respira quell'aria, sì, no? Sì, sì, sì. Mio papà suonava la chitarra, e i fratelli di mio padre, tutti musicisti, e poi uno zio di mio papà, Carlo Donaddio, che poi anche mio fratello porta questo nome, era direttore d'orchestra, quindi... Ecco, quindi sei nata... con la musica e nella musica. Sì, che bello, che bello. Senti, invece la scelta di quello che è il tuo repertorio artistico, ecco, come nasce? Perché molto spesso magari vai a vedere, dice, no, io cantavo rock tanti anni fa, né? Invece vediamo come sei arrivata a questo punto e qual è stato il percorso. Allora, il mio percorso, vabbè, come insomma un po' tutti, sai, ti ripeto, un po' i concorsi, però prima di arrivare ai concorsi, sai, tante seratine, serate, poi pian piano un po' preso per gioco, poi è diventato una professione. E da questa, insomma, da questa cosa poi nasce qualche serata, in particolar modo un evento per Alex Baroni, per la scomparsa di Alex Baroni, grande artista, altro che grande io ho artista. Sempre amato, prima, durante e dopo. E quindi facemmo questa, diciamo così, commemorazione ad Alex, sì, Baroni in un locale, non faccio nomi, anche perché tra l'altro questo locale adesso esiste un altro al posto di questo locale, ecco. Quindi non facciamo pubblicità. Diciamo che da lì è nato il mio percorso più professionale, intendo, è stato l'incontro con Rino Giglio. Ecco. E allora facciamo così, adesso ascoltiamoci Amore strafottente, dopodiché ripigliamo il discorso e continueremo a parlare di Rino Giglio. Ok. Non te voglio più, ma non voglio uscire, entra sto sonno scuro, da questa vita amara, che non mi racchio bene, e non mi fa campare, mi fa morire ogni sera. Mi fa respirare, non ti credo più, amore strafottente, per te non so importante, per sto occhio prepotente, dice a gemi so cuore, e tu non gemi se niente, ma si trasudari, te ne volisse uscire. Non ci stai più, te sto parlando, ma sento amore, no. Giro da ca, mi a guardare, che vai fuggendo, ma chi stai pensando, volesse sapere perché, meglio te, o meglio me, tu stai per te. Pur sempre tu, e curare tuo vento, ma lasciami sta gente, amore strafottente, a giugruto sempre, senza capire mai niente, sto cuore amaramente, innamorato di te. Thank you.
che vai fuggendo, ma chi stai pensando, volesse sapere perché, o meglio te, o meglio me, lo stai per te. Non sa pure niente e non si mai contenti, te voglio e tu non ci stai più, te sto parlando ma siete amore mo. Stai fuggendo, ma chi stai pensando, volesse sapere perché, o meglio te, o meglio me, tu stai per te. Indovina chi viene in radio. Thank you.
Indovina chi viene in radio. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti da Antonio Romano, benvenuti a Indovina chi viene in radio. Abbiamo ascoltato Va cu Dio, la voce è quella di Stefania Donadio Dei. Ciao Stefania, buongiorno. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. E benvenuta qui a Radio Amore. Dunque, la canzone che abbiamo ascoltato, come tante altre canzoni del tuo CD, che è molto bello, sono state scritte da un grande amico di Radio Amore che da un po' di tempo ha deciso di lasciarci praticamente, ma ci segue sicuramente da un altro mondo, ed è il grande Rino Giglio, nostro amico comune. Quindi quando Stefania mi ha chiamato e mi ha detto: io ho intenzione di fare uno spettacolo al Bolivar, spettacolo che ci sarà il 25 di marzo e è dedicato completamente a Rino Giglio, vero Stefania? Sì. Mi ha chiamato e ho detto: guarda, non ci conoscevamo e adesso che ci stiamo conoscendo personalmente, ho detto: quanto c'è per lo mezzo Rino Giglio, Radio Amore è aperta tranquillamente. Ma io lo so, perché Rino ne parlava tanto di Radio Amore e parlava di te come amico. Ecco. Quindi mi sono rivolta agli amici di Rino e non solo, anche amici miei, perché adesso mi sento a casa mia. Benissimo, devo dire. Mi fa piacere. Allora, Va cu Dio, appunto, è una canzone scritta da Rino Giglio che abbiamo ascoltato adesso. Ti voglio fare alcune domande, ecco, sulla tua carriera, a prescindere dal rapporto con Rino e dello spettacolo di cui parleremo ampiamente dopo. Ecco, sì. Quando è cominciata la tua passione per il canto e raccontaci di te fino ad oggi, insomma, allora, cosa avvenuto? Sembra, sì, grazie. Sembra, sai, un po' scontato, no? Dire che da bambina... ho cominciato, sai, mia mamma, magari le mamme generalmente con le figliolette comprano le scopine per far vedere come si spazza a terra, invece la usavo come asta microfonica, per esempio. Mi mettevo davanti allo specchio, dovevo cantare, poi sai, le recite a scuola, poi man mano, insomma, poi comunque vengo da una famiglia di artisti. Ecco, questa è una cosa importante, perché quando c'è in famiglia già qualcuno che ama l'arte, diciamo che c'è, come dire, già un vantaggio, perché si vive e si respira quell'aria, sì, no? Sì, sì, sì. Mio papà suonava la chitarra, e i fratelli di mio padre, tutti musicisti, e poi uno zio di papà, Carlo Donadio, che poi anche mio fratello porta questo nome, era direttore d'orchestra, quindi... Ecco, quindi sei nata... con la musica e nella musica. Sì, che bello, che bello. Senti, invece la scelta di quello che è il tuo repertorio artistico, ecco, come nasce? Perché molto spesso magari vai a vedere, dice, no, io cantavo rock tanti anni fa, né? Invece vediamo come sei arrivato a questo punto e qual è stato il percorso. Allora, il mio percorso, vabbè, come insomma un po' tutti, sai, ti ripeto, un po' i concorsi, però prima di arrivare ai concorsi, sai, tante seratine, serate, poi pian piano un po' preso per gioco, poi è diventato una professione. E da questa, insomma, da questa cosa poi nasce qualche serata, in particolar modo un evento per Alex Baroni, per la scomparsa di Alex Baroni, grande artista che grande io ho artista. Sempre amato, prima, durante e dopo. E quindi facemmo questa, diciamo così, commemorazione ad Alex Baroni in un locale, non faccio nomi, anche perché tra l'altro questo locale adesso esiste un altro al posto di questo locale, quindi non facciamo pubblicità. Diciamo che da lì è nato il mio percorso più professionale, intendo, è stato l'incontro con Rino Giglio. Ecco. E allora facciamo così, adesso ascoltiamoci Amore strafottente, dopodiché ripigliamo il discorso e continueremo a parlare di Rino Giglio. Ok. Non te voglio più, ma non voglio sci, in questo sonno scuro, da questa vita amara, che non mi racchio bene, e non mi fa campare, mi fa morire ogni sera. Mi fa respirare, non ti credo più, amore strafottente, per te non so importante, per sto occhio prepotente, dice oggi mi so cuore, e tu non c'è mi se niente, ma si trasuta rinta, te ne volisse uscire. Non ci stai più,
sto parlando, ma siento amor, mo giro da ca, mo mi a guardar, chi vai fuyen, ma chi stai avanzan, volesse sapere perché, o meglio te, o meglio me, tu stai per te. Sembo tu e curare tuo vento, ma la mia gente, amore strafuttente, la giugruta sempre, senza capire mai niente, stupor amaramente, innamorate te. Indovina chi viene in radio. Bene, diamo spazio alla pubblicità.